Dopo l'ondata di maltempo dello scorso mese, con nubifragi improvvisi seguiti da allagamenti, la Sardegna ora deve fare i conti con il gran caldo che imperversa da giorni. Colture e raccolti a rischio. Ortaggi e frutta patiscono un clima difficile con ripercussioni su qualità e quantità delle produzioni. Picchi di calore e temperature troppo elevate per lungo tempo non hanno risparmiato il comparto del vino. Preoccupati di questa situazione sono soprattutto le aziende e i produttori che non hanno certezze sulla prossima vendemmia. Stiamo ricevendo numerose segnalazioni di danni, soprattutto dal settore vitivinicolo nel sud Sardegna, rispetto alle alte temperature di questi giorni che non smettono in qualche modo di dare pesanti ripercussioni alla nostra agricoltura in Sardegna. Stiamo cercando di intervenire attraverso le richieste fatte alla Regione per l'attivazione dello stato di calamità naturale. Riteniamo in qualche modo che sia utile poter attivare dei processi a lungo termine strutturali affinché possano partire delle discussioni circa la mitigazione del cambiamento ambientale, dell'ambiente, attraverso appunto politiche mondiali che cambino questo meccanismo, ma anche attraverso l'adattamento di nuove colture rispetto a questo clima che sempre più è impazzito, quindi altissime temperature concentrate in un periodo dell'anno che fanno sì che probabilmente alcune colture non sono più adattabili ed altre possono essere utilizzate in Sardegna. Ecco, l'apertura di un forum sul clima del sud del Mediterraneo riteniamo possa essere una delle soluzioni più apportate, più adeguate per poter risolvere il problema.